reti pubblici, universalità. Ma non era questo il problema era la crescita enorme dei costi del funzionamento della macchina burocratica amministrativa. Occorreva allora la spending review, non quando ormai le metastasi avevano invaso tutto il corpo ed era praticamente impossibile la sua realizzazione. Il movimento operaio, la sinistra, rimase del tutto sorda a questi appelli. Riformare il suo modello, falsamente keynesiano e con Keynes, che alcuni ancora continuano a ripetere di Keynes, non c'entra assolutamente niente, perché Keynes pensava un intervento statale di carattere ciclico o anticiclico, non strutturale. Era un liberale Keynes, non era un socialdemocratico, né un socialista di allora. Primo aspetto. Secondo aspetto, le trasformazioni del mondo del lavoro. Ma come si faceva a vedere? Alcuni parlarono anche allora, tra gli 70 e gli 80, la terza Italia, la crescita della piccola e media industria, il modello della socialdemocrazia rimase quello centrato sulla grande industria, sul rapporto tra capitale e lavoro. Il lavoro di massa, il lavoro industriale, il lavoro operaio. Ma si stavano sviluppando altre forme di lavoro, l'organizzazione del lavoro si stava trasformando radicalmente dagli anni 70 e 80 per diversi motivi, come abbiamo avuto tempo di spiegare, ma che sono stati spiegati abbondantemente da questi temi. Allora un altro che lavorava nello stesso Partito Comunista, Bagnasco, teorizzava questo, Bada, che le due forme di organizzazione politica e le due forme di organizzazione sindacale sono del tutto in dissonanza con le trasformazioni del mercato del lavoro e delle forme di organizzazione del lavoro. Renditi conto che ormai ogni anno, ogni mese, ogni giorno, centinaia di migliaia di quelli che erano classe operaia diventano piccoli imprenditori, sfruttatori di se stessi, partite IVA. Renditi conto di queste trasformazioni sociali, no. Smisero di dire che quelli delle partite IVA erano semplici evasori fiscali quando andava bene tra fine anni 90 e nuovo millennio. Cominciarono a capire qualcosa. Non sto incolpando nessuno, sono trasformazioni sociali, politiche, culturali enormi, epocali, quindi non è facile seguirle e tantomeno prevederle. Ma da lì viene la crisi. Da lì viene la crisi, lo smottamento della sinistra da ogni vero radicamento sociale. Da lì viene. E quando dico sinistra, i partiti che via via si sono succeduti nel tempo, ma soprattutto le forze sindacali, il movimento sindacale. Non esiste in nessuna parte del mondo una sinistra, qualche movimento cosiddetto tale che non abbia un rapporto organico con il sindacato. Non si tratta di cinghie di trasmissione puttanate di questo genere, si tratta di cose fisiologiche, chiare, senza che valgono per gli Stati Uniti d'America come per la socialdemocrazia tedesca. Se si stacca questo rapporto o se il sindacato cessa di essere davvero rappresentativo del lavoro nelle forme in cui storicamente questo lavoro viene evocato, nemmeno la base materiale della forza politica della sinistra, come è avvenuto da noi. Terzo grande capitolo, le riforme istituzionali. Io detesto le biografie e le autobiografie in particolare, ma anche qui, come prima citavo, i Napoleoni, gli Spaventi, eccetera, ci furono amici e compagni anche nel Partito Comunista fuori, nel Partito Socialista all'inizio dell'era Craxi, nel Partito Socialista, Amato, altri, che posero la questione: occorre aprire una fase costituente, non perché la Costituzione che abbiamo non vada bene nei principi fondamentali, è un modello di democrazia progressiva, quella che viene indicata dalla Costituzione, ma sono evidenti i suoi limiti.
i limiti per quanto riguarda l'assetto istituzionale, i limiti per quanto riguarda il governo e il Parlamento, ma è evidente che non si può continuare con una forma di bicameralismo. Questo tema che è entrato nel linguaggio comune 20 anni dopo era discorso corrente tra chi se ne intendeva, tra quelle competenze che allora vi erano all'interno delle forze politiche che poi sono sparite. Quelle competenze dicevano questo e non furono ascoltate. O se furono ascoltate in una fase iniziale qualcosa, ma poi fallì tutto. Fallì negli anni 80, come fallì poi la famosa bicamerale degli anni 90. Fallimento dopo fallimento. Ma soprattutto non venne compresa l'esigenza fondamentale che muoveva il discorso sulla riforma costituzionale, cioè l'esigenza di dare al nostro paese un riassetto in senso federalistico. Vero che nulla a che vedere poi con un discorso secessionista della legge, era un discorso di riassetto istituzionale fondato su una revisione dell'ordinamento regionale, perché è comico un assetto regionale in cui sia una regione che è grande come un quartiere di Milano. È una cosa, non è qualcosa di serio, è qualcosa di semplicemente comico. Così come è ridicolo un equilibrio regionale in base al quale il famoso discorso del residuo fiscale, in base al quale siano due o tre le regioni in Italia che finanziano tutto. Non può durare a lungo. È fisico che non possa durare a lungo senza creare scompensi, squilibri e contraddizioni sociali alla lunga ingovernabili. È evidente, è chiaro, è lampante. Tu vai a creare i presupposti di una divisione strutturale del paese che si riflette da anni anche nella dinamica elettorale, ma questa divisione strutturale del paese. Tutti temi essenziali di riforme, allora si diceva di struttura, che non vennero comprese nelle loro ragioni, che vennero rinviate sine die, e la crisi si è andata via via aggravando. Non c'è stata nessuna seconda repubblica, nessuna. La seconda repubblica non è nient'altro che l'agonia della prima, anche come ceto politico, nulla è più prima repubblica di Berlusconi, è l'agonia della prima. E questa agonia a un certo momento ha condotto a morte o a un pericolo di morte, a un pericolo di disfacimento proprio del tessuto repubblicano democratico del paese. Non c'è dubbio alcuno, è una soglia sulla quale stiamo, soglia molto molto delicata, è una soglia. Il cammino che ha portato a questa soglia viene da lì. Da dove vi ho indicato brevemente, la storia da fare, se no non sei consapevole di nulla e tutto si traduce in cronaca spicciola, spicciola. Come ha cercato le varie sinistre di correggere o di coprire, dico, le ragioni di questa crisi? Beh, sostanzialmente in termini del tutto subalterno. Con gli anni 90, Tangentopoli, eccetera, primo aspetto, un po' di giustizialismo, che in politica non significa nulla e non porta da nessuna parte, ma soprattutto che cosa? Ma soprattutto succubi nei confronti delle ricette di Berlusconi, questo è il fatto, succubi nei confronti della magistratura, che può avere tutte le ragioni del mondo, ma la politica non deve essere succubente, vuol dire nessuno. Ma soprattutto succubente con voti del modello liberista, che allora sembrava trionfante. È stato un peccato fondamentale. La rincorsa al modello liberista. Non il tentativo di riformare il modello socialdemocratico, di fare un discorso nuovo di democrazia progressiva, mettere mano alla Costituzione, eccetera eccetera, in modo progressivo, valorizzando i valori, cioè no,
adattamenti di avvio dell'impresa. In quel periodo storico, anni 90, mi sembrava che non stava. Tipico lo segue a Blair, no? Il modello Blair. Il modello Blair. Su tutti i piani, dal punto di vista delle politiche economiche a quello delle politiche estere, su tutti i piani. Il modello liberista è il 2007-2008. Lo abbandonano tutti, più o meno. Capiscono che quel modello non può salvare neppure il capitalismo. E allora nuova subcultura che avanza, no? Per tentare sempre di coprire quel vuoto che non si vuole affrontare, quel vuoto culturale, strategico, che non si vuole affrontare. E qua è il modello liberistico, populistico liberistico. Sì, non abbiamo idee, non abbiamo strategie, oppure ripetiamo quelle d'antan, vecchi modelli socialdemocratici, eccetera, eccetera. Rigettiamo ogni discorso che voglia imporre o tentare di imporre una revisione autocritica vera sulle ragioni dei propri fallimenti, delle proprie inefficienze, eccetera, eccetera. No? Non si disturbi chi guida, se noi abbiamo il leader è tutto alla fine, viene di solo. Anche qui su cultura, culture subalterne e altre, che non avevano nulla a che fare con la storia e neppure col destino della sinistra. L'idea che nel vecchio partito, nelle vecchie socialdemocrazie ci fosse l'uomo solo al potere è un'idea che può venire in mente soltanto a un Berlusconi. Non è così. Chi dirigeva quei partiti erano delle grandi organizzazioni, grandi direzioni, all'interno delle quali vi erano delle competenze diverse, una divisione del lavoro, chi era più competente di quello, chi di quell'altro, e il leader era la sintesi di tutto questo, era la sintesi di apparati organizzativi radicati nel territorio. Senza quel radicamento non sarebbero mai esistiti grandi partiti di massa, né socialdemocratici né popolari, né il Partito Comunista né la Democrazia Cristiana. E all'interno la direzione era formata, erano mostri policefali, non erano l'uomo solo al potere, non erano il leader. Il leader era la sintesi di tutto questo, ma se mancava tutto questo, Berlinguer non sarebbe mai esistito, Moro non sarebbe mai esistito. E invece, nel vuoto strategico, il leader, animato da culture subalterne oppure da vecchi armamentari, che appunto fin dall'inizio degli anni Ottanta avevano dimostrato la loro precarietà. Nessun aggiornamento dell'analisi sociale politica, nessun aggiornamento sulla composizione sociale del paese, nessuna proposta che avesse un senso di organizzazione, di nuova organizzazione di quelle masse di lavoratori o di gente che cercava lavoro, ma inevitabilmente in forme diverse da quelle della grande fase propria della socialdemocrazia, che è quella della industria e dell'industrializzazione di massa. Ma nulla vietava che si cercasse di vedere, di organizzare le nuove forme di lavoro, di vedere, di organizzare appunto le forme infinite di autosfruttamento che oggi dominano, le nuove forme di, diciamo pure la parola, di proletariato, che oggi sono quelle dominanti, soprattutto all'interno tra i giovani. E nessuno vietava uno sforzo per rappresentare sindacalmente e politicamente tutto ciò, ma occorreva una lettura diversa della realtà, occorreva un'organizzazione diversa dei partiti, che nel frattempo erano stati demonizzati da tutti. Uno degli aspetti di maggiore subcultura o di
subalternità culturale della cosiddetta sinistra negli ultimi 20 anni è stata proprio questa, no? L'adesione incondizionata al discorso del partito che se ne facciamo, no? Burocrazia, il movimento è bello, no? È bello il movimento, il bersonismo da strapazzo, no? È bello il flusso vitale. E via barzellettando in questo modo, no? Mentre appunto si disfacevano tutti i rapporti sociali del sindacato, del partito con le nuove generazioni, eccetera, eccetera. E quando andava bene si rappresentavano i pensionati, come risulta avvenga oggi, dove il sindacato più numeroso all'interno del CGL credo siano proprio i pensionati. Che fare? Perché questa è la ragione della crisi, questa è la ragione della vittoria altrui. La perdita di consenso, la perdita di rappresentatività sociale da parte di quelli, delle forze che componevano la sinistra, al di là della validità o meno di questi nomi. La sinistra, per essere sinistra, doveva fare indicare le strade che ho detto. Erano di sinistra i contenuti, era di sinistra la riforma costituzionale, era di sinistra affrontare il problema dei giovani, del lavoro, dell'occupazione nei nuovi termini in cui la realtà imponeva, eccetera, eccetera. Non lo so, erano obiettivi, erano strategie, erano contenuti concreti, naturalmente, diciamo, di una sinistra di quest'epoca, no? Non di una sinistra di 50 anni fa, dove il problema era la rappresentanza sindacale all'interno dei grandi nuclei industriali, la classe operaia, il suo rapporto conflittuale con il capitale, eccetera, eccetera. Certo, era questo per la socialdemocrazia tedesca, come per il Partito Comunista, al di là del fatto storico, specifico italiano, del Partito Comunista, che non abbiamo più il tempo di affrontare. Che fare? Prima di tutto, sì. Se non c'è una diagnosi, è difficile che sia anche una prognosi, no? Dico, se non viene fuori da qualche parte un discorso chiaro di carattere storico o culturale, almeno sul trentennio che abbiamo alle spalle, è difficile che si possa pensare di uscire dalla crisi. C'è nessuna medicina che possa fare a meno di una seria diagnosi. Allora, prima di tutto, credo che occorra porre a coloro che si dichiarano di sinistra questo problema, sia in un congresso o non un congresso, bene amici, vogliamo discutere di questo, vogliamo discutere del nostro fallimento, del fallimento di un ceto dirigente, del fallimento di un ceto dirigente complesso, intellettuali compresi, perché non c'entra niente. Voglio dire, nulla è più inutile di vedere magari come vanno le cose, magari di saperle e di non riuscire a realizzare con te. Sei colpevole esattamente come quello che non lo sapeva, che ignorava tutto, identico. Quindi tutti coloro che hanno appartenuto a questo ultimo trentennio sono reali. Nessuno escluso, perché non cambia nulla in politica sapere le cose e non riuscire a realizzarle o non sapere e non realizzarsi. Perché ciò che conta in politica è la realizzazione. Questo è ciò che distingue la filosofia dalla politica. Quindi, prima di tutto questo, partire da questo, perché da questa diagnosi dà indicazione quello che dovrebbero essere le cose da fare. Quelle che dovrebbero essere le cose da fare. Io credo, anzitutto, perché lì poi oggi è la sede delle vere decisioni, un foro del discorso che dovrebbe coinvolgere tutte le sinistre europee. Il prossimo anno, nel 19, le elezioni europee, tutti coloro che si richiamano alla storia di sinistra, questo nome, dovrebbero presentarsi, io credo, al limite proprio uniti
anzitutto con un discorso anche tecnicamente molto preciso su come intendono riformare l'Unione Europea, perché senza questo nulla può conseguire, perché nel bene o nel male tutto si deciderà e se l'Unione Europea riprende a funzionare e può riprendere a funzionare soltanto attraverso radicali riforme proprio di tipo istituzionale, potremo averne ogni paese grandi benefici. Se naufraga, naufraghiamo tutti. Questo la sinistra lo dice, ma non dice nulla di preciso e comune tra tutte le sinistre europee su come riformare le istituzioni europee, su che cosa si intenda per democratizzare l'Europa. Nessuno l'ha capito. Quindi questo dovrebbe essere il primo punto di un documento di rifondazione della sinistra europea e della sinistra italiana. Di conseguenza, quali politiche sociali e fiscali all'interno del nostro paese possono essere realizzate di conseguenza delle riforme in Europa? Perché è chiaro che se l'Europa continua a funzionare per le parti, per le politiche sociali e fiscali come adesso, cioè con al suo interno addirittura degli stati canaglia, tipo Lussemburgo, tipo Olanda, che riforma fiscale vuoi fare? Quando domani quelli che investono qui possono trasferirsi qua? Quindi senza una convergenza di politiche sociali e fiscali a livello europeo, hai voglia tu di realizzare qualcosa come una seria lotta all'evasione all'interno di un paese come il nostro, dove peraltro l'evasione fiscale fa quasi parte del costume. Quindi, secondo punto, come si intende oggi realizzare quella riforma del welfare, dello Stato sociale, la cui esigenza si era imposta 40 anni fa. Oggi è imprescindibile, altrimenti ti troverai sempre una destra che ti dice e ti vince le elezioni dicendo riduciamo le tasse. E tu le inseguirai affannosamente, cercando di rendere per quanto possibile progressivo questo disegno di riduzione delle tasse. Sull'Europa, ovviamente, conseguenza immediata di immigrazione, perché senza una riforma politico-istituzionale europea avrei sempre le destre interne che hanno la carta formidabile da giocare sull'immigrazione. O c'è una politica europea, oppure hai voglia di dare lo xenofobo, eccetera, eccetera. Hai voglia. Perché quelli faranno sempre leva su un sentimento di disagio, di paura. Ah, che brutto, hai paura? Hanno paura. E allora? Li mandi allo psicologo per fargli guarire la loro paura? È soltanto a livello europeo che avere una politica tale per cui si definiscono finalmente questi benedetti confini dell'Europa. Se fallisce questo, mettiamocela via. Come se fallisce la riforma del welfare, delle politiche sociali e fiscali, mettiamocele via, perché bastano queste due armi formidabili nei decenni che ci aspettano. Imposizione fiscale e il problema dell'immigrazione per, non dico far vincere sempre necessariamente, ma porre sempre in pole position le posizioni di destra all'interno di un paese europeo. Questioni via via, più in tempo. Riorganizzazione di un partito decente. Che significa competenza al suo interno, che significa gruppo dirigente e non un leader carismatico. I leader carismatici nel mondo contemporaneo, nell'attualità ci sono, ma durano 3 anni, 4 anni. I problemi che dobbiamo affrontare dureranno 2, 3 generazioni. L'Europa di fronte a sé o un periodo di rifondazione, di ripresa, oppure un periodo di decadenza, di marginalizzazione crescente,
evidente a tutti. E quindi dobbiamo darci una struttura organizzativa che sia una struttura organizzativa di una qualche durata, non dipendente dalle sorti del leader che è simpatico oggi e domani non lo è più e si perdono le elezioni anche per quello. Una struttura che sia radicata nel territorio e che porti avanti una linea federalistica che è l'unica adatta a questo paese, ma la porti avanti sul serio, toccando quei punti delicatissimi, il riassetto regionale, attacco a quel residuo fiscale che è diventato intollerabile. È possibile tutto questo? Questo bisognerà, lo si valuterà nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane, se emergeranno programmi firmati dai gruppi dirigenti, che su questi temi dicono anche tecnicamente la loro, anche come io amo dire, dando i numeri, per cui si capisce dove sono le risorse, dove possono essere ottenute, come, eccetera, eccetera. E quali idee di partito hanno, quali idee di organizzazione di una nuova sinistra hanno costoro. E su questo si confrontano. E su questo danno vita a un movimento partito organizzato magari in correnti, oppure se vi è una totale incompatibilità a diverse forze politiche, che non è un peccato, perché in questo paese, come amo dire, il divorzio è una delle riforme che è passata. Ma nulla è peggio appunto della convivenza coatta, quella finisce con il femminicidio o il maschicidio. Molto semplice, ci saranno la volontà di proseguire, di dare un segnale per questo nuovo inizio, oppure si continuerà appunto a blaterare di qualche strategia da trapassato welfare, oppure ci si limiterà a dire che gli altri sono appunto xenofobi, razzisti, incivili, barbari, eccetera, eccetera, con grande gioia dei medesimi, perché più si predica moralisticamente in vano, più si portano voti. Il nemico politico, l'avversario politico, lo si attacca politicamente, non in termini moralistici, politicamente. Nella parte dei Machiavelli questo dovrebbe essere noto. Ma ahimè, credo che non siamo più nella parte di Machiavelli, tantomeno quella del suo allievo e ammiratore Giacomo Leopardi. Bene, io ho finito e quindi sentiamo voi domande, questioni e osservazioni e suggerimenti, perché appunto anche a me piacerebbe riuscire a dare dei consigli ascoltati, cosa che non è mai riuscito in vita. Abbiamo già la prima? Sì, buonasera professore e buonasera a tutti, sono Fabio Ghetti. La domanda che vorrei farle l'ha già